Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Consigli di Vito. Siamo nel Vitos Studios, come disse mio amico Michele Muscatello, e ringraziamo prima di tutto a tutti gli amici che continuano a seguirci nel sito di sommalombardo.tv, ma anche a quelli che ci fanno compagnia ogni sera, ogni puntata qui nel Vitos Studios. Esatto. E ovviamente i consigli di Vito non sarebbero possibili senza la sua mitica presenza, ormai diventata leggenda, Somma Lombardo. Con 31 anni di lavoro. Vito Chirico. Buonasera Vito. Buonasera. Allora, stasera di cosa parliamo? Parliamo innanzitutto di una serata che verrà fatta nel castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo, che è un po' una novità in Lombardia, ovvero con la serata del 2 di luglio è la data che la nostra prima importante serata di Sciabole Champagne, che la mia confraternita, la Confraria de Sabrador di tutto il mondo, nonché confraterna della Sabratore ambasciata per l'Italia, farà nel castello di Somma Lombardo, dove il nostro maestro, il grande maestro Jean-Claude Filloux, intronizzerà i nuovi cavalieri di Sciabola. E questo è la cosa più bella della serata, quando chi decide di essere cavaliere, di diventare cavaliere di Sciabola, con una formula magica che recita così: in nome di Noè, padre delle vigne, e di San Vincenzo, padrone dei vignaioli, oggi noi ti nominiamo qui e ora Chevalier Sabrer all'ordine della Sciabola d'oro. Con questa formula il Gran Maestro intronizza i nuovi cavalieri di Sciabola. La serata si svolge diversamente del solito, ovvero ci sarà una cena tutta a base di champagne, dove berremo con l'aperitivo e con l'antipasto e con il primo, berremo un Grand Cru di champagne, un Blanc de Blanc di Hébert Beaufort. Lo berremo con il salmone marinato con julienne di verdure estive, la misticanza con ciccioli di coniglio croccanti, e dopo con il risotto allo champagne e asparagi fondenti. Invece, per quanto riguarda il dessert, il secondo, che è un filetto di vitello al forno con patate, rosmarino e verdure di stagione, lo berremo con questo champagne importante, che è un millesimato del 1999, un Blanc de Blanc millesimato Brut da uve Chardonnay 100%. Poi berremo ancora champagne con la frutta fresca, allo zucchero di canna, alla menta. Poi avremo il caffè, le fiandrizze, il cioccolato e le altre cose. Il costo della serata è di 100 euro per la cena. Facoltativamente si può essere anche intronizzati Chevalier Sabrer con il costo di 260 euro, che comprende il collare, comprende il diploma, comprende tante altre cose, il costo dell'assicurazione quando si va fuori a sciabolare. E chi volesse la sciabola costa 260 euro, che anche questo è facoltativo. Uno può fare diventare Chevalier Sabrer questa sera e dopo, più avanti, si può anche comprare la sciabola. Ecco, questa è una cosa che in Lombardia non è stata mai fatta. Chi vuole assolutamente partecipare mi fa solo piacere. Si può rivolgere direttamente alla mia neoteca al numero 0331 25 65 41, che nell'ordine telefonico è Chirico Vito Enoteca, oppure al 349 63 83 422, oppure può andare a prendere delle informazioni un attimino più specifiche con www.sciaboladoro.it, che è il sito internet della Confraternita dello Sciabolatore, l'ambasciata per l'Italia, dove ci sono spiegate tutte le cose, tutte le modalità. Grazie. Questa serata infatti potremo scoprire la storia e il fascino del XXI secolo del castello, una serata ambientata direi... Sì, nell'antichità, dove effettivamente le sciabole fanno da padrone in un contesto antico. Ecco. Certo. Quindi vi aspettiamo tutti, recatevi dall'Enoteca di Vito per se avete qualche dubbio, se volete qualche informazione in più. Noi l'invito l'abbiamo lasciato. Esatto. Volevi aggiungere qualcosa del vino, aggiungere qualcosina della serata? Sì, allora, dicevo, sono due tipi di champagne, che il salmone marinato, la misticanza e il risotto, che sono dei piatti abbastanza leggeri e freschi, vanno bevuti con uno champagne fresco, si chiama un brut senza annata, senza anné, come dicono i francesi. Invece con qualcosa un pochettino più sostenuto, che è il filetto di vitello al forno, noi abbiamo selezionato questo champagne millesimato de Castellon, che è uno champagne
importante, uno champagne già di 11 anni, quindi che ha una buona struttura per poter stare a fianco di una carne. Bene. Parlando di antichità, Vito, mi è venuta adesso una curiosità. Sì. Qual è il vino più antico che hai provato te, assaggiato nella tua vita? Cioè, diciamo che hai 31 anni di carriera. Sì, io ho bevuto un vino che era una vecchia riserva di vino Marsala, che è un vino dolce che fanno in Sicilia, del 1932. Effettivamente ne vale la pena. Invece come vino bianco ho bevuto un Pinot Bianco di Terlano di 49 anni, vino notevolissimo, con i rossi intorno ai 40-50 anni, più in là non sono mai andato sinceramente, ho bevuto delle bottiglie vecchie ma non tantissimo, ecco, sono stato abbastanza sfortunato da questo punto di vista. Cosa bisogna fare? Vabbè, comunque opportunità nella vita ne avrai ancora tante. Ma anche tu ne avrai di assaggiare. Mi auguro veramente di poter assaggiare tante cose buone, tanti buoni vini. E quindi niente, salutiamo a tutti. Continuate a seguirci, come dico sempre, dal sito sommalombardo.tv. Non solo con i consigli di Vito, ma ci sono tante altre cose da vedere e da conoscere di Somma Lombardo. Grazie mille Vito. Grazie a te. Grazie Buonasera. A tutti. Buonasera, ci troviamo alla prossima. Ma stai zitta! Pronto? Vai, inizia! Ma sì, io faccio la battuta se vuoi. Faccio così il gesto, nella ricetta, sulla ricetta, servito e bevuto. Buonasera amici di Somma Lombardo TV, benvenuti a questa che è un'altra puntata.